possiamo dare un'alternativa a chi si vuole muovere indipendentemente, quindi ad esempio incentivare anche in occasioni come questa l'uso della bicicletta, individuando dei percorsi alternativi che permettono a chi normalmente avrebbe usato l'automobile per andare al lavoro o per fare delle commissioni di farlo in bicicletta. Lasciate da parte le polemiche, i cittadini si sono potuti riappacificare con la bicicletta alla Fortezza d'Abbasso nell'ultimo giorno di Florence Bike Festival. Dai percorsi acrobatici alle indicazioni utili per imparare ad aggiustarsi da soli la bici, molte le proposte interessanti anche per i più piccoli, con i vigili urbani che hanno portato in fortezza il loro progetto di educazione stradale per le scuole. Tra i progetti, il registro della bicicletta già diffuso negli Stati Uniti, con poco più di 3 euro all'anno si può dotare il proprio mezzo di una targa, avere un libretto ed essere inseriti in un registro consultabile 24 ore su 24 anche dalle forze di polizia. Nelle città italiane in cui è già stato sperimentato, i furti sono notevolmente diminuiti.